Buongiorno e benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Good Morning Milano, qui a Milano All News. Oggi è venerdì 23 aprile e sono le 12 e 36 minuti. Sì, io non sono Fabio Ranfi, oggi lo sostituisco, ma solo per questa volta, ha avuto un imprevisto e vi porta i suoi saluti. Oggi sarà una puntata un po' speciale, tutta al femminile, e direi subito di cominciare con la nostra ospite, Marta Marangoni. In realtà è da sola oggi, ma è come se fossero in due, quindi immaginate accanto a lei il suo marito, Marco Wolf, perché non possiamo parlare di quello che stiamo andando a conoscere senza pensare a una coppia creativa sia nella vita che sul lavoro. Loro hanno fatto e fanno tantissime cose, quindi Marta, darò subito la parola a te. Dico solo che tu sei un'attrice, cantante, regista che lavori da anni sia in TV sia in teatro e hai un po', diciamo, lavorato su tutti i palcoscenici milanesi, e nella seconda parte della tua carriera con tuo marito Marco Wolf, che è un compositore ed è anche professore di italiano. Noi oggi ti abbiamo invitato perché ci siamo incuriositi in particolare su due progetti inerenti anzitutto Milano. Con la tua APS, che si chiama Minima Teatralia, stai portando nelle case dei milanesi le serenate, con questo progetto che si chiama La Serenata a Domicilio, La Serenata a Casa Tua Fatta Apposta, e noi vogliamo proprio capire di che cosa si tratta. Prego Marta. Buongiorno Elena, grazie mille per l'invito. Vi saluto qui da Casa Wolf. Devo rettificare, si chiama Fabio Wolf. Allora, non ho lui qua di fianco, ma c'è il suo pianoforte a rappresentarlo, e qui vi posso anche mostrare una sua immagine. Ottimo, direi. Ecco. È un vero lupo di periferia. Ecco, quindi diciamo che mi metto qua accanto a Fabio Wolf per raccontarvi un po' di queste serenate, di che cosa facciamo. Perfetto. Allora, noi lavoriamo in teatro, come hai giustamente ricordato tu, e nel momento della chiusura dei teatri abbiamo pensato a un progetto da dedicare al nostro pubblico, la possibilità di ricevere quindi su ordinazione una canzone fatta apposta. Noi in teatro, come Deux per Deux, ci occupiamo infatti delle musiche, delle canzoni di diversi spettacoli prodotti dal Teatro della Cooperativa o anche dal Teatro Franco Parenti di Milano, e abbiamo sempre creato canzoni fatte apposta per quella scena, per quell'interprete. In questo momento siamo arrivati a, posso dirlo, circa 300 canzoni già scritte per ad personam, per le occasioni più disparate, dai compleanni oppure nel momento della quarantena c'era veramente il desiderio di trovarsi vicino alle persone che non potevamo raggiungere fisicamente, e allora con la canzone, con un collegamento online, era possibile recapitare a queste persone tramite le piattaforme, come noi ora, insomma, la canzone fatta apposta, con le zone rosse, arancioni, insomma, tutti i colori che abbiamo visto. Adesso c'è la possibilità di andare anche in totale sicurezza proprio nei pianerottoli, sotto i balconi, quindi un po' romanticamente recapitiamo queste serenate. Sì. Ma io ho detto romanticamente proprio un po' come gli antichi guitti che andavano sotto le finestre, ma in questo momento anche non sono tutte serenate d'amore, ecco. Immagino. Ci sono sicuramente le serenate d'amore, siccome è una puntata femminile devo dire che ci sono anche tante donne intraprendenti che dedicano ai loro compagni o ai loro mariti una serenata, e questo è anche speciale, oppure anche per bimbi o per coppie di anziani che magari sono appunto chiusi in casa e non possono essere raggiunti dai figli che sono in altre regioni dell'Italia o addirittura all'estero, perché in questo momento, insomma, spostarsi, la mobilità è difficile. Allora, queste serenate sono dei momenti speciali, devo dire, anche per noi, perché nel momento in cui arriviamo e dedichiamo una canzone, innanzitutto la canzone è costruita su quello che ci hanno raccontato le persone che la vogliono dedicare, quindi ci sono proprio tutti i particolari, la passione, il colore preferito, il desiderio di queste persone e un po' la storia. Una signora anziana, per esempio, dopo aver ascoltato la nostra canzone, ci ha detto: ma insomma, una signora proprio milanese, ma insomma, ma voi avete condensato tutta la mia vita in una canzone, ma da come avete fatto a saperlo?
guardi, Perfetto, beh, abbiamo ottimo. ricevuto tutte le informazioni da sua figlia. Senti Marta, E spiega magari bene bene nel dettaglio come si fa ad avere la propria canzone fatta apposta, in questo connubio un po' tra digitale e analogico, quindi un po' questo sguardo al allora, futuro, però riprendendo un'esigenza quasi del passato. Proprio tecnicamente come si fa? è molto semplice, basta collegarsi al nostro form che trovate sotto il sito doperdu.org, vedete che c'è proprio un bottone che vi collega appunto al sito di Minima Teatralia, di cui vi parlerò poi brevemente dopo perché è legato appunto anche al progetto sociale questo lavoro, e si compila un form, c'è cioè una traccia di quello che potete raccontarci, appunto dicevo prima, il colore preferito, la passione, i nomi di chi dedica questa canzone, l'occasione speciale che può essere il compleanno, un anniversario oppure un giorno speciale, e capite bene che la canzone fatta apposta può essere fatta su qualsiasi cosa, ci è capitato di farlo anche per animali domestici, perché quando c'è un affetto da trasmettere, ecco, noi ci mettiamo al servizio di questa emozione, proprio da veri teatranti, e ci facciamo canali di trasmissione di questi contenuti, cercando di elevarli anche dal punto di vista letterario, del linguaggio che usiamo nelle canzoni, molto interessante. Facci un suscitando in noi esempio curiosità. concreto, facci un esempio concreto, magari di una storia che vi ha anche coinvolto personalmente. Beh, c'era una ragazza a cui hanno dedicato la canzone un gruppo di amiche e colleghe, e per esempio lei voleva assolutamente, cioè il suo cruccio era quello di non trovare un fidanzato. Allora noi abbiamo scritto: troverai presto il tuo bel Ganimede, Oh, per perfetto. farvi un esempio di come si può raccontare con delle parole anche un po' diverse e che suscitano una curiosità, diciamo, letteraria, anche culturale, no? Per queste persone. Oppure, beh, Enea, sai come la furia Achea, era un bambino, un nascituro, ecco, era un baby Benissimo. shower dedicato a un nascituro, e anche quello è stato, insomma, sono tutti momenti veramente, devo dire, molto forti, molto emozionanti, proprio per questa idea di dare a tutti la possibilità di essere al centro di un lavoro artistico. Ecco, E questo concetto è molto questo. interessante perché in realtà voi state sostenendo concretamente, quindi continuando a far fare esperienza di cultura in un momento in cui sembrerebbe che la cultura, insomma, sta quasi per morire. Invece no, voi state dicendo il contrario, portandolo nel territorio, anche non solo con le serenate, ma anche con un altro progetto, il vostro Virtual Tour. Vorrei che mi accennassi anche a questo. Proprio per il fatto di come riuscite a rendere generativa a livello sociale la cultura, quindi la cultura come qualcosa di veramente concreto che fa parte della nostra vita. Grazie Elena, non avresti potuto descriverlo con parole migliori. Il progetto va anche a fare beneficenza e a sostenere il lavoro delle cooperative sociali del nord-ovest milanese, con le quali collaboriamo con i nostri progetti di teatro sociale. Quindi abbiamo sempre creato spettacoli con cittadini attori di diversa età, abilità e provenienza, lavorando proprio nelle comunità per creare coesione sociale e cultura. Un progetto interessante che può essere appunto in questo momento virtualmente e virtuosamente a cavallo tra l'online e il lavoro in presenza è appunto questo Virtual Tour che ci è stato commissionato dalla casa editrice Leboro. Si tratta di una guida letteraria di Milano, che si Sì. chiama Milano, dicono di lei, in cui i luoghi di Milano sono visti dal punto di vista dei grandi scrittori, quindi è un collage di citazioni, poesie sulla città di Milano. Noi l'abbiamo impersonificato e abbiamo creato un tour virtuale fruibile su una piattaforma che è una sorta di quiz di 11 domande per la durata di 15 minuti, così non vi spaventate, potete andare a fare, che esce proprio oggi, che è la giornata internazionale del libro. Perfetto, direi che è il modo migliore per festeggiare questa giornata e ti promettiamo che noi oggi in redazione questo quiz lo facciamo subito tutti quanti. Guarda, io ti ringrazio tantissimo. Volevo chiederti anche quali sono, se ci sono progetti futuri che state mettendo in atto, anche al netto del Covid, insomma, come vi state preparando a questa ripartenza che speriamo non sia più fantomatica, insomma, ma che sia vicina.
Sicuramente stiamo lavorando ai nostri progetti teatrali che è da oltre un anno che aspettano di debuttare, in particolare il nostro ultimo spettacolo di teatro canzone con appunto le canzoni fatte apposta per la scena che metteremo e debutterà al Teatro della Cooperativa di Milano e stiamo lavorando. Questa, diciamo, pausa di un anno, se vogliamo guardare l'aspetto positivo, ci ha permesso di andare ancora più a fondo con le tematiche, di studiare, di prepararci di più. Quindi sicuramente quando debutteremo vi garantiamo che sarà un lavoro veramente ben studiato. E poi per quel che riguarda le possibilità che ci ha offerto, che abbiamo esplorato in questo lavoro di ricerca appunto di questo anno, devo dire che su tante idee come il tour virtuale non si torna più indietro. È una possibilità che stiamo esplorando e vogliamo andare avanti comunque a proporre. E pensando sempre alla possibilità che il web ti dà di tenere anche traccia e memoria di quello che hai fatto, e però non vogliamo mai rinunciare all'incontro in presenza, che è l'essenza vera del teatro, e quindi, insomma, Assolutamente. speriamo veramente di tornare il più presto possibile sui nostri Lo palcoscenici. speriamo anche noi. Noi intanto ti ringraziamo tantissimo, Marta. Porta i nostri saluti a Fabio. E Fabio, buongiorno. teniamoci informate, rimaniamo connesse e invito anche i nostri ascoltatori ad andare a vedere il vostro sito doperdu.org e a magari a prenotare la vostra serenata. Quindi Marta, grazie ancora e a presto. Grazie Elena, un saluto a tutti. Grazie, ciao. Passiamo subito adesso a un'altra donna che ancora oggi nella giornata del libro ci porterà il suo contributo. Stiamo parlando di Francesca, una delle nostre amiche, Le Foche, il nostro club di poesia al femminile. Quindi prego la regia di mandare il contributo poetico di oggi. Cavo la certezza di una tua quieta volontà, grande valle luminosa. Gli ulivi crescono come mani fino alla piega dei rami, i tronchi invecchiano sereni, l'erba è mangiata dai cani. Senza pretese si aprono i fiori, sono bianchi e gialli, toccati dal viola. Il mattino corrisponde alla parola che lo chiama. Apri gli occhi anche tu, insieme alla valle, occhi che mi ricordano. Un inedito di Lucia Brandoli. Bentornati qui a Good Morning Milano e concludiamo la puntata di oggi con il nostro ospite, il nostro caro Andrea Romoli, l'esperto milanese, ma non solo milanese direi, degli eventi digitali. Come sapete, lui scrive ogni settimana un importante articolo molto seguito su Startup Italia in cui consiglia gli eventi digitali e i webinar più importanti della settimana e qui solo per noi, per Milano News, ogni settimana ci fa il suo riassunto. Quindi buongiorno Andrea e benvenuto anche Ciao, oggi. Ciao Andrea. buongiorno a tutti. Carissimo, Ciao Milano News. ciao a te. Ti lascio subito la parola, così insomma, anzi prendo anche Certo, magari sarò. appunti mentre ci dai i tuoi consigli. Cosa? Non ho capito, scusami. Prenderò anche appunti mentre ci dai i tuoi consigli. Ah, caspita. Allora, guarda, la settimana che arriva inizia subito con lunedì alle 11:30 un webinar dedicato a uno dei trend del momento che sono i bot. Si tratta di bot hiring, quindi le figure professionali che ruotano al mondo dei chatbot. È un mondo, come ti dicevo, che è in espansione globale e il tasso di crescita annuale sarà circa del 30,2% fino al 2024. E quindi è senz'altro un webinar da seguire per chi vuole entrare a contatto con questo ambito particolare e sapere tutto per quanto riguarda dei bot. I relatori saranno Alessandro Romanini, che è il founder e CEO di Eve, e Emanuele Trovato, che è il CMO sempre di Eve. Sempre lunedì alle 18:30 il gruppo Italian Community Managers organizza un meetup, una serie di appuntamenti che servono appunto una serie di appuntamenti che avviene ogni lunedì, ogni ultimo lunedì del mese. E ospite questo bravo Orazio Spoto, che è appunto uno dei massimi esperti italiani di Instagram, oltre che essere appunto presidente di Eagers Italia. E parlerà appunto di Instagram per le community e in particolare appunto il caso di Eagers Milano, per cui senz'altro un meetup da non perdere. Martedì, vi segnalo una tavola rotonda, Innovability Transizione 4.0,
in cui ci saranno autorevoli esponenti e leader che si occupano di economia circolare e proporranno una visione ampia sul ruolo appunto del digitale, il modello di business transformation guidato dai principi di innovazione e sostenibilità. Per cui senz'altro molto interessante anche questo, interverranno tra gli altri Stefano Borisoni di Radio 24, Massimo Dal Checco che è il CEO di Innovab, Paolo Guazzotti che è responsabile dell'area Industria 4.0 di Asso Lombarda e altri speaker di rilievo appunto per quanto riguarda questo ambito particolare dell'economia circolare. Se, alle 18 una sera vi segnalo un webinar dedicato al growth hacking, anche questo è ovviamente un argomento molto interessante e ne parlerà Luca Mossa che spiegherà appunto chi è il growth hacker e quali skill deve sviluppare per poter crescere, per far crescere efficacemente il proprio business. Mercoledì vi segnalo in diretta da Palazzo Giura Consulti qua a Milano un appuntamento che riguarda il tavolo giovani dedicato al turismo, quindi le innovazioni delle start-up per un nuovo turismo organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, e senz'altro è un argomento attualissimo perché speriamo tutti che il turismo si riprenda, per cui senz'altro un webinar da non perdere. Interverranno tra gli altri Emilia Birashid che è il giornalista founder e CEO di Startup Business, Mara Tardi che è associate del fondi Venture Italy, Giovanni Condò che è una delle principali interpreti della carica delle 101, un'associazione al femminile, Francesco Mantegazzini che è founder e CEO di MGH7 Venture Capital e altri speaker anche del Polihub che appunto parleranno del turismo e di come si potrà riprendere il turismo alla fine della pandemia. Giovedì vi segnalo un evento che riguarda le startup, in particolare le strategie di go to market, in cui si parlerà di un tema fondamentale per la propria startup, come lanciare appunto la propria idea sul mercato. Ne parleranno gli speaker, saranno Farad Alessandro Mohammadi, che è un imprenditore seriale, e Saverio Russo, che è un digital marketing executive e startup mentor, e appunto illustreranno come portare la propria startup sul mercato, ideare una strategia di go to market efficace per il successo appunto o in caso negativo appunto per il fallimento della propria startup. Sabato 1 maggio una giornata molto particolare, Display che è un format che solitamente avviene la sera che si occupa di digital marketing, fa una giornata dedicata appunto The Working Heads, resistenza creativa, e i protagonisti saranno gli operatori dello spettacolo, i creativi, gli artisti e gli sceneggiatori, i ballerini, gli attori, cioè gli organizzatori di eventi, tutti coloro che hanno dovuto adattarsi a queste condizioni lavorative particolari di questo particolarissimo momento e appunto parleranno e esprimeranno la loro esperienza e condivideranno con tutti le loro esperienze durante questa crisi particolare, questo momento di crisi. Perfetto. Con questo penso di aver terminato aver spoilerato alcuni degli eventi della prossima settimana. Beh, direi che ci hai fornito un'altra settimana molto ricca, un'altra settimana digitale molto ricca. Ti ringrazio molto. Sì, senza dubbio. Ci vediamo allora settimana prossima. Grazie. Senz'altro. Buona grazie giornata, a tutti Andrea. Ancora un saluto a tutti. Ciao Andrea. Ciao Milano News, a presto. Benissimo, saluto anche voi, vi auguro un buon fine settimana. Ci rivediamo qui lunedì, sempre per una nuova puntata di Good Morning Milano, ma vi ricordo intanto che ogni sabato, quindi anche domani mattina, uscirà il nostro podcast In Tasca, in cui vi faremo un riassunto invece di tutte le notizie che abbiamo dato su Milano News questa settimana, quindi insomma ci sarà un riassunto della settimana milanese. Per ora è tutto, buona giornata, buon fine settimana e buon 1° maggio. Thank you.